voglio fare sempre cose belle, sempre delle cose belle, ecco, voglio fare sempre delle cose belle. Spesso sono riuscito quasi sempre a fare delle cose belle. La cosa più carina è questa. Nel 2013 mi chiama un regista svizzero e mi dice: Colitto, guardi, c'è un ruolo, lei è magro in questo momento, così sono magro, perché ho bisogno di un personaggio che sia magro. Dico: guardi, sono magro, vorrei incontrarla per vedere come lei, perché io ho visto nei suoi film da giovane, ma adesso lei ovviamente ha una certa età, vorrei incontrarla perché è il ruolo di un sessantenne, di uno che sta in pensione. Va bene, però mi incontra e dice: sì, perfetto, lei è perfetto, facciamo il film, benissimo. Le devo dire una curiosità. Allora, il film si svolge, giriamo alcuni giorni a Bolzano, ma poi tutto il resto del film lo giriamo a Merano, che è un posto che lei conosce molto bene, immagino, perché sì, ci sono nato, ci sono vissuto fino a 10 anni, conosco molto bene. Benissimo. Naturalmente nessuno è profeta in patria, però quando sono andato lì a Merano, i giornali, eccetera, il titolo Il ritorno del figlio del prodigo, insomma, delle cose incredibili. E venivano a salutarmi, perché stavo lì girando, delle persone che da piccolo che io conoscevo da bambino, insomma, e che non avrei mai riconosciuto, ma loro venivano, si commuovevano. Dicevano: io l'ho tenuta fra le braccia, lo sa che io l'ho tenuta fra le braccia, io ero quella che abitava al piano di sopra, l'ho tenuta fra le braccia, io avevo 11 anni e lei 5. E, a un certo punto il regista decide di girare una scena con me in una farmacia, e aveva scelto la più vecchia farmacia di Merano, che è una bellissima farmacia, che io, nella quale andavo, è bellissima perché non l'hanno rimodernato, l'hanno lasciato come è. Io ci andavo da piccolo, ovviamente con mia madre, accompagnato da mia madre, e sono tornato lì a girare il film, due scene del film. E voi potete immaginare con quale emozione io sono entrato in questa farmacia. Ma più emozionata di me era la signora della farmacia, che era la figlia di una vecchia signora che oggi ha 96-97 anni, e la figlia le ha detto: sai chi viene oggi a girare da noi? Io ho detto: ah, me lo ricordo, il bambino con un boccolo di biondi, con la mamma, che venivano sempre, eccetera, eccetera. E quindi, come dicevo quel mio amico che diceva: sai, l'altro giorno io avevo 20 anni, sono andato al bar, ho preso un cappuccino, quando sono uscito ne avevo 70, non è capitato così, cioè sono entrato in farmacia che avevo 4 anni e sono uscito a 70 anni.